E domenica 17 marzo si è conclusa a Milano la prima edizione del Festival di Spiritualità Soul, un festival che ha invitato alla bellezza dello stupore. Torniamo a collegarci, lo ringraziamo per la disponibilità con Monsignor Luca Bressan, vicario episcopale per la cultura, la carità, la missione e l'azione sociale dell'Arcidiocesi di Milano. Buongiorno, ben ritrovato. Grazie, un saluto a tutti voi. Allora, facciamo un bilancio di questa prima edizione del Festival di Spiritualità Soul, appunto che lo ricordiamo, si è tenuto dal 13 al 17 marzo a Milano. A proposito di stupore, il tema era la meraviglia, siamo rimasti stupiti anche noi come organizzatori per la risposta che c'è stata. Davvero la città ha saputo reagire bene, abbiamo organizzato quasi 50 eventi. E hanno partecipato 9.700, quasi 10.000 persone a questi 50 eventi. Soprattutto ci ha stupito l'attesa perché la partecipazione era intensa, la gente davvero si è lasciata interrogare, ma anche il clima di collaborazione che si è creato tra istituzioni a Milano. Davvero in una chiesa in uscita c'è spazio per immaginare che effettivamente si possa partire in un modo molto ampio a parlare di spiritualità e lì dentro collocare la buona notizia di Gesù, figlio di Dio. Ecco, intanto la regia ci sta mandando in onda delle immagini appunto tratte dal sito della Chiesa di Milano e di un evento davvero potremmo dire quello clou che si è tenuto in un luogo straordinario. Monsignor Bressan, lascio a lei la presentazione di questo Sì. posto e dell'evento stesso. Ci troviamo tra le guglie, sul tetto del Duomo, siamo saliti alle 6:30 del mattino, siamo saliti in un centinaio di persone perché per motivi di sicurezza non si poteva Certo. salire in più, ci è voluto anche tanto tempo. L'idea era essere proprio sopra il Duomo nella notte in attesa dell'alba e parlare così della domenica, il senso del giorno cristiano, dell'attesa della vita, della salvezza. Era 2 settimane prima di Pasqua. Abbiamo aspettato il sole che sorge e lo abbiamo annunciato partendo dalla letteratura, per dire come la letteratura attende l'alba, come ci aiuta a vedere l'alba. Siamo partiti quindi dalla Madonnina che illuminava e ci indicava il cielo, ci invitava a guardare il cielo per poi vedere questo sole che è la tipica luce di Dio, non tanto chiede di essere vista, ma chiede di vedere, quella luce che ci permette di vedere e di riconoscere la vita che abbiamo intorno. Monsignor Bressan, voglio prendere in prestito le parole di Baricco, uno degli ospiti del nutrito parterre, insomma, che abbiamo già presentato. È una frase molto bella che mi è piaciuta davvero tanto. Quando si raggiungono, ha detto, le vette altissime della spiritualità, il problema è tornare a essere se stessi, è tornare alla quotidianità. Allora, com'è stato il ritorno alla quotidianità dopo questo, chiamiamolo, bagno di spiritualità, appunto, che c'è stato attraverso questo festival? Il ritorno è interessante perché, come vi dicevo, 15 giorni prima di Pasqua, per cui torniamo effettivamente alla quotidianità, entrando nel mistero della Pasqua. Il festival ci ha permesso effettivamente di concentrarci, quindi di atterrare bene e celebrare, ma l'intenzione è di continuare a sviluppare i legami che il festival ha messo in luce. Qualcuno l'ha paragonato nei commenti successivi a una nuova forma di cattedra dei non credenti, cioè accendere in tutti quel desiderio di senso, quella ricerca di trascendente che ci anima. Pensiamo di andare avanti così anche nei prossimi anni. Ecco, quindi probabilmente ci sarà un'edizione numero 2 del Festival Soul. Noi abbiamo iniziato a lavorarci, adesso no, ci fermiamo per Pasqua, ma davvero Certo. ci lavoreremo a Ecco, noi comunque ci candidiamo, Leonardo, già ad esserci il prossimo anno, una Assolutamente. puntata speciale di Just Today a Assolutamente. Milano per il Festival della Spiritualità. Monsignor Bressan, allora abbiamo citato, ha citato anche lei questo evento clou tra le guglie del Duomo di Milano. Allora vogliamo proprio ascoltare uno stralcio dell'intervento dell'Arcivescovo di Milano, Monsignor Mario Delpini. Ascoltiamolo insieme e condividiamolo con i nostri telespettatori. Tu mi stupisci, Milano, Milano, città delle vetrine, città della gente che non sta in vetrina. Tu mi stupisci, Milano, dietro le vetrine, dietro i luoghi comuni, le frasi fatte, perché là c'è la gente delle meraviglie.
non le sagome senza spessore alle quali è facile affibbiare etichette, non i manichini senza cuore e senza cervello, utili solo per esibire quello che si può vendere e quello che si può comprare. Tu mi sorprendi, Milano, gente delle meraviglie, gente dei poeti e degli innamorati, e il portava i scar del tennis e il parlava de perlù, rincorreva già da tempo un bel sogno d'amore, e il portava i scar del tennis e il gaveva du hoche de bon, l'era il prima menavia perché l'era un barbon. Il portava i scar del tennis e il parlava de perlù, rincorreva già da tempo un bel sogno d'amore. Tu mi sorprendi, Milano, per la gente delle meraviglie, le donne equilibriste tra casa e ufficio, figli da accudire e nonni da curare, cattedre universitarie e figli adolescenti, bilanci milionari e spiccioli da non sprecare. Tu mi sorprendi, Milano, per le donne delle meraviglie. Tu mi sorprendi per la gente delle meraviglie, la gente seria che parla poco, porta la cravatta e aggiusta i danni dell'avidità e dell'idiozia. Tu mi sorprendi, Milano dell'incanto, della gente del canto e del llanto, la gente umilde, gente di allegria e soledad, gente del sueño e del samba, gente del trabajo, gente di Milano, me encanta la gente di Milano. Milano that welcomes everybody from everywhere, looking for future, asking for hope, people of friendship and business, looking for money and looking for love. Milano of amazing people, unexpected people. Tu mi sorprendi, Milano delle genti, Milano dell'accoglienza e città dell'impossibile residenza, Milano di tutti e città di nessuno. Tu mi sorprendi. Sorge il sole e sulle guglie del Duomo sembra risvegliarsi un mondo. Sorge il sole, come si fa a non cantare, a non pregare? Oh mia bella Madunina, che te brille de lontan, tu t'adora e piscinina, ti te dominet Milan. Sotto ti se vive la vita, se sta mai cui mano in mano, Milano, Milano delle bestemmie e delle preghiere, Milano dell'invocazione e della mistica, Milano del Manzoni e di Gadda, Milano, noi ti imploriam, dei languidi pensieri dell'infelice, scendi piacevole arito, aura consolatrice, per te sollevi il povero al ciel che è suo le ciglia, volga i lamenti in giubilo pensando a cui somiglia, cui fu donato in copia doni con volto amico, con quel tacer pudico che accetto il don ti fa, spira nei nostri bamboli, nell'ineffabil riso spargi la casta porpora alle donzelle in viso, manda alle ascose vergini le pure gioie ascose, consacra delle spose il verecondo amor, tempra de baldi giovani il confidente ingegno, reggi il viril proposito ad infallibil segno, adorna la canizia di liete voglie sante, brilla nel guardo errante di chi sperando muor. Milano, tu mi sorprendi, con città delle genti, su di te sorge il sole come per guidare nella notte chi cerca la ragione per vivere. Milano, tu mi sorprendi. Voi che siete qui mi sorprendete. Continuate a Milano, sorpresa, meraviglia. Continuate a sorprendermi domani. Beh, Monsignor Bressani, in questo applauso davvero è condensato tutto lo stupore e la meraviglia. Tra l'altro la meraviglia, la vigilia di ogni cosa, è stato proprio il filo conduttore di questa prima edizione di Soul. Che cosa l'ha stupita, che cosa l'ha sorpresa di questo evento? Il fatto che davvero la ricerca del senso
il bisogno di qualcuno a cui affidarsi, quindi qualcuno che noi nominiamo con il nome di Dio e col nome del suo figlio Gesù. Ecco, questa ricerca sia condivisa. Questo è un punto di partenza che lega la città. Avevamo scommesso su questo in un momento in cui Milano sta cambiando tanto, come ha ricordato anche l'arcivescovo, sono tanti i popoli che la abitano. Poter partire da questo legame significa davvero costruire una nuova Milano che però sia un popolo. E a proposito di sorprese, scendendo poi abbiamo incontrato i clochard che solitamente dormono nei portici intorno al Duomo. E siccome li conosce anche l'arcivescovo, loro si stupivano di vedere l'arcivescovo così presto. Alla fine gli ha offerto la colazione in un bar che non era ancora aperto, stava mettendo i tavolini, per cui abbiamo iniziato quella mattina la colazione con i clochard. Bene, bene, grazie anche per questa aggiunta. Quindi un'esperienza sicuramente da rivivere il prossimo anno e torneremo a sentirci per poter dare notizia. Grazie, grazie, Vi terremo Monsignor Bressan. informati. Prego, scusi. Grazie, grazie a te. Vi Grazie. terremo informati. Certo, Assolutamente. assolutamente. Grazie ancora a Monsignor Bressan, vicario episcopale per la cultura, la carità, la missione e l'azione sociale dell'Arcidiocesi di Milano, per essere stato con noi questa mattina. Allora, ci fermiamo? Sì, andiamo in pubblicità e poi saremo ancora insieme, questa volta per raccontare e fare anche una sorta di riassunto di quello che è successo ieri, la Domenica delle Palme, le varie celebrazioni che ci sono state sia qui a San Giovanni Rotondo che a Roma in Piazza San Pietro, alla presenza di Papa Francesco. Restate con noi.